dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, prima di cominciare la trasmissione, vi do innanzitutto il mio indirizzo. Io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera. E l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, ricordo che è un indirizzo postale, è casella postale 53, Marostica, Vicenza, Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Un altro messaggio è l'Istituto ha aperto un sito su internet, per il momento c'è solo un bollettino dentro, gli sta buttando dentro tutti i volantoni, i testi delle conferenze, alcune conferenze che abbiamo fatto, e i testi su testi che vi avevamo presentato, infatti, sui concetti del paganesimo sullo stupro, i concetti del paganesimo sulle condizioni per essere pagani, apprendisti, stregoni, cioè tutti quei volantoni che abbiamo presentato verranno buttati su internet. Questo sito ha anche una mailing list, cioè una lista di discussione, alla quale chiunque usa internet si può collegare, si può iscrivere a questa lista e man mano che i materiali vengono messi dentro, gli arrivano per posta, praticamente posta elettronica per email. Il sito, vi do l'indirizzo del sito, anche se lascerò alcuni volantini qui in radio e metterò alcuni volantini in giro, insomma, comunque in ogni caso è abbastanza complicato, cioè lunghissimo. Comunque è questo: http due punti barra inversa utenti punto tripod punto it barra inversa studi politeisti barra index punto html. Per registrarsi alla mailing list è http due punti barra barra www.listbot.com, tutto in minuscola. La mailing list, quando si è registrati, si riceve con paganesimo chiocciola listbot.com e l'indirizzo email è studipoliteisti chiocciola LI cosmile, LI greca cosmile.com. Sì, io l'ho letto un po' male, comunque prenderò un po' la mano a leggere queste robe. Sono degli indirizzi lunghissimi, comunque lascerò dei volantini anche qui in radio, per cui al limite, non so se qualcuno gli interessa, può trovare questo. Comunque abbiamo aperto questa lista di discussione del paganesimo, dove presentiamo i nostri materiali e nello stesso tempo chiunque vuole intervenire può inviare il suo intervento e il suo intervento viene inviato a tutti quelli che partecipano a questa lista di discussione. Bon, detto questo, che si può anche trovare con i vari motori, scusate, si può trovare anche con i vari motori di ricerca all'indirizzo, non è necessario fare assolutamente l'indirizzo digitale tutto. Detto questo, il primo aspetto che voglio ricordare è che fra poco si presenta il modello 730, il modello 740, si pagano le tasse praticamente. Chiedo a tutti quelli che sono in ascolto di firmare per lo Stato, di non firmare per la Chiesa Cattolica, di non firmare per nessuna altra confessione religiosa. I soldi comunque dati allo Stato, per quanto lo Stato non piaccia, per quanto lo Stato possa stare sulle scatole, per quanto ci sia avversione, per tutta una serie di motivazioni personali e soggettive, i danni che ne farà lo Stato usando quei soldi saranno sempre minori che non i danni che ne farà la Chiesa Cattolica. Ricordatevelo questo. Saranno sempre minori i danni che farà lo Stato che non quelli che farà la Chiesa Cattolica. Per cui firmate per lo Stato. Oltretutto la firma allo Stato avrà anche il vantaggio di togliere quella piccola percentuale o quella percentuale di persone che non firmano. Cioè una parte verrà ridistribuita allo Stato anziché essere data comunque alla Chiesa Cattolica. Detto questo ancora, noi cominciamo la trasmissione di oggi di magia, stregoneria, paganesimo.
continuando il nostro ciclo normale. A proposito, c'è un'altra cosa. Ho ricevuto una lettera qui in radio. Allora, la lettera in radio è firmata da Luciano. E la lettera è estremamente interessante, cioè interessante, nel senso che è estremamente articolata, e per rispondere a questa lettera servirebbe una trasmissione o due o anche tre, anche se i concetti li abbiamo già detti. Ora, Luciano, nella lettera dice che vi seguo da molto con estremo interesse, anche se purtroppo in modo discontinuo. Ora, quando io ricevo una lettera, quando mi è possibile, e quasi sempre lo faccio, scrivo un'altra lettera, cioè le tematiche che mi vengono proposte, che mi vengono dette, rispondo con una lettera. Per cui, però, Luciano non mi ha messo il suo indirizzo e non so come fare. E d'altro canto io non faccio una trasmissione sulle lettere ricevute. Pertanto, Luciano, io posso impegnarmi a scriverti una lettera in risposta punto per punto di quello che tu mi chiedi, però o devo o inviartela o comunque non so come fartela avere. Ci metterò una settimana, 10 giorni a prepararla, però dopo posso fartela avere, ma il lavoro è abbastanza, cioè non so dove mandartela, ecco, questo è il problema. E comunque non farò certo una trasmissione sulla lettera che mi hai mandato, non perché non sia interessante, ma perché devo seguire il mio programma, devo seguire il ciclo di trasmissioni che sto facendo. D'altronde, facendo trasmissioni da 2 anni e mezzo, le trasmissioni vanno a cicli. C'è stato il ciclo del Crogiolo Stragone, il ciclo delle conferenze, il ciclo dei vari paganesimi, il ciclo del Sentiero d'Oro, anche se quello non è mai stato finito. C'è stato il ciclo del Crogiolo del Male, il Crogiolo dei Quattro Canti del Mondo. Adesso siamo al ciclo degli oracoli caldaici e andrò avanti con gli oracoli caldaici, anche se sarà, cioè con i commentari agli oracoli caldaici, anche se saranno barbosi e non si finirà, cioè potranno essere una barba, insomma. D'altronde c'è chi predilige degli aspetti, chi ne predilige altri, chi ha alcune esigenze. Io cerco di fare dei cicli abbastanza vasti per cogliere tutte le esigenze possibili che mi si presentano senza, diciamo, cioè, senza scontentare tutti, ma essenzialmente per costruire il pensiero del paganesimo politeista, perché tenete presente che io sono qui per costruire il pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria con le mie forze, con le mie capacità, con le mie possibilità, ma questo è quello che io sto facendo. Cioè, io sono qui a fare queste trasmissioni per fare quello che io intendo fare, cioè per rispondere al mio intento, che è la costruzione della religione pagana politeista. Non è quello di avere intenti diversi. È ovvio che se questo incontra delle affinità, delle assonanze con chi mi ascolta, sono disponibile a tutte le discussioni, a tutte le esigenze che si presentano, sono disponibile a venire incontro, però io devo comunque seguire quello che sto facendo. Cioè, per me non me ne frega niente che buttino le bombe in Jugoslavia, non mi frega niente dei fatti che succedono in giro, cioè mi interessa molto relativamente, cioè la cosa importante per la quale io lavoro è quella di costruire la filosofia, di costruire il pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria, è quello di riportare il sistema sociale umano in una forma di sviluppo positiva e di evitare il saccheggio, di evitare la distruzione. Questo è il mio compito e il mio compito inchioda l'attenzione e l'attenzione non la sposta di là, anche se sarò pedante, anche se sarò noioso, anche se sarò rompiscatole per molte persone. E proprio in base a questo, questa sera nella trasmissione fra le 19 e le 20, anziché leggere, ormai l'ho già saltato da parecchio tempo, ovvero ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Siccome, come sapete, sto lavorando anche a mettere a punto come un individuo deve organizzarsi per far fronte al mobbing, no? Già sapete, sto lavorando anche a quel problema, no? Che dopo diventerà comunque un elemento all'interno del discorso del Crogiolo dello Stragone. Nel
nel far quel lavoro ho tirato fuori un paragrafo, un capitolo abbastanza lungo, alcune considerazioni del paganesimo politeista sul metodo, quale discriminante morale per affrontare i problemi sociali. Questo l'ho cominciato col mobbing, però in realtà andrà a finire invece nella seconda parte della teoria della filosofia aperta, perché ho visto che il discorso che viene fatto è estremamente interessante, perché è l'atteggiamento dell'essere umano, dell'individuo, all'interno del sistema sociale, cioè come si affrontano dei problemi e perché per affrontare quei problemi è necessario quel metodo. Quel metodo sviluppa il sistema sociale, un metodo diverso non sviluppa il sistema sociale. E inoltre risponde un'altra domanda, perché nel paganesimo politeista possono esserci indifferentemente persone che si richiamano a idee politiche di destra, a idee politiche di centro e idee politiche di sinistra. Perché questo? Perché a noi da politica ce ne interessa abbastanza relativamente, a noi ci interessano i bisogni umani, ci interessano i problemi umani, ci interessa espandere la vita, ci interessa costruire la vita. Per cui possono esserci tante scelte tattiche nella quotidianità a livello generale diverso, però il paganesimo non deve dire alle persone cosa loro devono pensare, cosa devono votare o cosa devono scegliere politicamente, ma il paganesimo deve dire alle persone quali sono gli ostacoli da rimuovere per costruire il futuro, per costruire se stesse come individui e il sistema sociale come futuro. Chiaramente il paganesimo diventa un metodo, cioè non diventa la legge, diventa un metodo per individuare ulteriormente gli ostacoli e trovare delle soluzioni per superarli. Per cui il paganesimo in realtà non dà mai una verità, dà un percorso di libertà, ma il percorso di libertà non lo definisce da oggi all'assoluto. Il percorso di libertà lo definisce come metodo con cui l'individuo può continuare a svilupparlo, deve continuare a svilupparlo, perché se si ferma a quello che dico io è una cazzata, cioè non va più oltre. Per cui io costruisco un metodo, costruisco un sistema per guardare la vita e per prendere atto della vita, non costruisco il modo con cui affrontare la vita, eh. Io do degli elementi. Quegli elementi vanno presi dal singolo individuo, vanno elaborati e vanno riportati nel sistema sociale, nella sua vita, nel suo modo di vedere le cose. Se quegli elementi sono uno sviluppo ulteriore della sua situazione, in base allo sviluppo del suo potere di essere, è un comportamento pagano. Se invece quegli elementi vengono trattati per impossessarsi di altre persone, per essere furbi, per saccheggiare il sistema sociale, allora questo è un comportamento cristiano. E di qua non ne piove sopra. Ora, siccome oggi è anche una giornata abbastanza calda, affrontiamo immediatamente il discorso sui oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici, come ho già detto in tutte le altre trasmissioni, sono dei frammenti che ci sono rimasti sui lavori, su ciò che ci è rimasto, i lavori di Proclo, di Porfirio, cioè praticamente degli ultimi neoplatonici. Loro presero questi oracoli, che una volta probabilmente erano ben più vasti, ben più profondi e ben più completi, e ne presero alcuni aspetti, alcune frasi, inserendoli nei loro lavori. Quando Proclo arrivò ad Atene, il suo maestro, che era siriano, era già vecchissimo e non lavorò con Proclo per decifrare, dare il significato agli oracoli caldaici, ma morì prima di trasmettere il significato degli oracoli caldaici a Proclo. Proclo allora cosa fece? Prese il platonismo, prese le sue idee sul neoplatonismo, le idee dei sciaccali, le idee di Porfirio, tutto quello che aveva imparato ad Alessandria, e col suo bagaglio da filosofo ha tentato di interpretare gli oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici, che furono scritti da Giuliano il Teurgo e Giuliano il Caldeo, o viceversa, o l'uno figlio dell'altro, i quali erano delle visioni di stregoneria. Erano delle visioni di stregoneria che venivano definite con dei nomi. Quei nomi presi ed usati nello status culturale che viveva Proclo,
hanno permesso a Proclo di dargli il significato che egli intendeva per quelle parole, per quei nomi che venivano usati. Ma il significato era solo in parte quello che vide Proclo. E nella trasmissione serale del giovedì scorso abbiamo già messo in evidenza tutta una serie di differenze che esiste fra il pensiero del paganesimo politeista e il pensiero procoliano. Bene, io mi sono assunto il compito di dare un'interpretazione agli oracoli caldaici che sia funzionale alla ricostruzione del paganesimo politeista. E siamo arrivati al frammento numero 28. Vi ricordo che uso la serie della Burr, perché la serie che ha pubblicato la Burr in un libricino da 17.000 lire di un intascabile è quella serie che ha colpito la mia attenzione. Bene, a questo punto passiamo dal frammento numero 28. Dall'intimo di questa triade è stata seminata ogni cosa. Il concetto di seminare deve essere letto come nell'intimo di questa triade è presente potenzialmente ogni cosa, che significa che le scelte fatte da questa triade possono portare in molte direzioni e produrre molte cose e molte relazioni. La triade stessa, essendo il sistema base di ogni coscienza di sé, è in grado di sviluppare ogni percorso fino alla costruzione della coscienza universale. Il fatto che ogni cosa sia seminata nella triade non significa che ogni cosa germogli. La triade stessa, in quanto espressione di una coscienza di sé, obbedisce alla legge di adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Pertanto, la qualità di espressione della singola triade alimenta la nascita di alcune cose e ne cancella altre, che però possono essere presenti in altre triadi e svilupparsi. Quando le coscienze di sé si fonderanno per costruire un unico percorso, quanto è stato prodotto dalle singole triadi si riverserà nelle varie coscienze. La triade deve essere letta come un meccanismo di formazione della coscienza di sé, come il motore di un'automobile. Egli fa funzionare l'automobile, ma non ne indica la direzione in cui muoversi. Così la triade è il meccanismo di formazione della coscienza, ma non è la coscienza. La monade obbedisce a questo meccanismo solo nella misura in cui sovrappone in modo definitivo la propria volontà alla necessità che l'ha formata. Se la monade non sovrappone la propria volontà a necessità, non rifulge nei semi di cui è portatrice, né possono germogliare. La monade, in quel caso, attende la sua dissoluzione, che può avvenire in modi e cause diverse a seconda di come quella coscienza si esprime. Gli esseri della natura in un modo, gli esseri galassia in un altro modo, gli esseri di sola energia vitale in un altro modo ancora, eccetera. E questo è il concetto e la risposta che dall'intimo di questa triade è stata seminata ogni cosa. Perché l'intimo di ogni cosa, di ogni coscienza, è sempre la triade. Avevo già spiegato che cos'è la triade. È necessità, intento e volontà. Questa triade è la base di ogni coscienza. Naturalmente, se uno volesse dire la base di ogni cosa che non è coscienza, è sempre una triade. Se si vuol dire che c'è anche la triade formata da necessità, intento ed energia vitale. L'energia vitale è la sostanza base di qualsiasi cosa esiste. Necessità e intento sono le due qualità dell'energia vitale. Necessità è il movimento che ha l'energia vitale e che l'energia vitale subisce perché si muove. E l'intento è la capacità o la qualità o la possibilità che ha l'energia vitale di trasformarsi da inconscia a consapevole a cosciente. A queste tre cose, chiamiamole così, che eliminiamo l'energia vitale, che è la base di tutto l'esistente, cioè è l'archè, senza l'archè non esiste niente, senza energia vitale non esiste nessuna cosa, abbiamo la triade della coscienza. La triade della coscienza, che è formata da
necessità, intento e volontà. Cioè la coscienza, una concentrazione di energia vitale, diventa consapevole di se stessa quando alla necessità che l'ha generata somma la propria volontà. Nella stella a cinque punte della stregoneria voi trovate la figura a cinque lati al centro della stella, no? La figura a cinque lati al centro della stella raffigura la volontà e raffigura la volontà in relazione al cerchio che sta attorno alla stella, che raffigura l'universo. Ebbene, necessità muove l'energia vitale, intento è la direzione in cui l'energia vitale si muove, volontà è quando quell'energia vitale diventa cosciente, consapevole di se stessa, e alla necessità che l'ha generata somma la propria volontà per scegliere gli adattamenti migliori attraverso i quali continuare a svilupparsi. Allora, dall'intimo di questa triade è stata seminata ogni cosa. Questo è il senso di questo frammento. E passiamo al frammento 29. Perché da questa triade il padre mescolò ogni soffio vitale? Cioè, no, è punto, non è punto di domanda. Che cos'è il soffio vitale? È un'espressione del veggente. Il veggente vede l'energia vitale muoversi nello spazio per effetto di necessità, poi ne vede alcune parti accelerare in modo vorticoso il proprio corso. Una parte dell'energia vitale si muove in modo differente da come si muove l'energia vitale attorno. La velocità diversa è una velocità maggiore. Il veggente percepisce questo come un soffio che trasforma l'inconsapevole in consapevole. Il soffio vitale è in realtà il soffio della consapevolezza, è il fluire di quanto si tramuta da inconsapevole a consapevole, è il passaggio demiurgico della nascita della coscienza di sé che si riconosce diversa dal circostante. Perché mescolare ogni soffio vitale? Perché necessità e intento costituiscono le tensioni del movimento, un movimento lineare e apparentemente senza meta o in direzione di una coscienza di sé quando queste agiscono. Rappresenta il movimento dell'energia vitale inconscia. Un vortice all'interno di quel movimento indica come quell'energia vitale si stia separando dall'oggettività circostante e riconosca se stessa come coscienza, parte diversa del circostante, e sviluppi la tensione di espansione espressa attraverso i suoi bisogni, soddisfatti mediante l'uso della propria volontà come espressione soggettiva in sé di necessità. Intento nel padre è la trasformazione da inconscio a cosciente, intento della coscienza è la sua espansione. Necessità e intento, che sono rappresentati col termine padre, mescolano il proprio soffio vitale esattamente come lo stregone mescola il proprio crogiolo nel tentativo di proiettare se stesso nell'infinito dei mutamenti. E questo è il mescolare. Cioè il mescolare è la visione del veggente. Cioè il veggente, quando vede la trasformazione dall'inconscio al consapevole, vede un diverso movimento. Un diverso movimento di cui può vederlo come spettatore o può esserne parte. Può anche recepirlo come soffio. E passiamo al frammento numero 30. Dice il frammento numero 30. Fonte delle fonti, matrice che ogni cosa contiene. La fonte delle fonti è la sostanza attraverso le cui qualità la coscienza di sé si esprime. Non importa in che modo la coscienza di sé si esprime, che sia la coscienza di sé delle galassie, di essere di sola energia vitale, dell'essere terra, dell'essere luna, degli esseri della natura, delle tensioni coscienti di sé, ogni consapevolezza può esistere solo in presenza dell'energia vitale, mattone primo dell'universo. Energia vitale, unico archè del pensiero pagano politeista, che non è l'archetipo, è l'archè, cioè l'oggetto senza il quale l'esistente non esiste.
L'energia vitale è sostanza generante qualsiasi coscienza di sé. Il padre come necessità e intento è un elemento della qualità dell'energia vitale, cioè sono le qualità dell'energia vitale. Ogni cosa contenuta sta ad indicare ogni possibile coscienza di sé che si esprime attraverso l'energia vitale, è potenzialmente già presente nella sostanza che sarà la base della coscienza stessa, ma nello stesso tempo molte coscienze che potenzialmente avrebbero potuto esprimersi non si esprimeranno, in quanto le qualità di necessità e intento hanno costruito quelle e solo quelle condizioni. Molte coscienze di sé potenzialmente possibili come risultato dello sviluppo dell'energia vitale non si esprimeranno, in quanto l'uso della volontà e delle determinazioni delle coscienze di sé espresse costruiranno condizioni favorevoli per lo sviluppo di altre coscienze di sé. La fonte delle fonti della coscienza di sé è l'energia vitale, senza la quale la coscienza di sé non è in grado di esprimersi e le matrici sono le infinite possibilità attraverso le quali l'energia vitale passa dallo stato di inconsapevolezza alla strutturazione di una coscienza di sé. E con quello che vi ho letto adesso esprimiamo un concetto fondamentale, esprimiamo quel concetto fondamentale che si traduce nella vita pratica. Perché un pagano politeista tendenzialmente è sempre favorevole all'aborto? Perché? Perché la decisione della coscienza di sé dell'essere umano femminile è dogma, è assoluto, non può essere discusso né nella sua esecuzione né nelle sue motivazioni. Perché? Perché sempre, ogni giorno, in ogni momento, dal punto di vista religioso, noi facciamo delle azioni per cui costruiamo delle condizioni affinché delle coscienze di sé si sviluppano e creiamo delle condizioni affinché delle coscienze di sé cessino di svilupparsi. Quando io ho una pianta in vaso in casa e decido di buttarla via perché non mi piace più, io blocco lo sviluppo di quella coscienza di sé. Per cui è oggettivamente normale, è il comportamento naturale di ogni essere della natura agire per favorire lo sviluppo di alcune coscienze di sé e agire per creare degli ostacoli ad altre coscienze di sé. Quello che non è naturale sono gli effetti della pulsione di morte. Quello che non è naturale è il desiderio di saccheggio, di appropriarsi degli individui. Questo non è accettabile. Per cui, a questo punto, fonte delle fonti, matrice che ogni cosa contiene. Dall'energia vitale e dalla necessità e intento possono nascere qualsiasi coscienza di sé. Però queste sono relative all'oggettività che nel corso del tempo si è costruita. La vita al silicio qui sulla Terra non si è sviluppata perché il silicio ha delle caratteristiche che ha potuto svilupparsi soltanto la vita che ha la base del carbonio. Quella non ha potuto svilupparsi. Eppure, tecnicamente, sarebbe possibile che ci fosse una vita al silicio. Cioè, si può ipotizzare la possibilità che esista una vita al silicio. Però non ci sono le condizioni, non ci sono gli elementi, forse anche il silicio in se stesso non ha le caratteristiche adatte per produrre una vita della natura. Qui sulla Terra è venuta a svilupparsi soltanto la vita che ha alla base il carbonio. Per cui alcune condizioni hanno favorito lo sviluppo di alcune coscienze di sé, altre condizioni bloccano lo sviluppo di altre coscienze di sé, oppure non sono condizioni attraverso le quali svilupparsi. E passiamo al frammento 31. Da entrambi fluisce il legame della triade prima, che non è prima, ma è lì che gli intuibili vengono sottoposti a misura. E qui ce la vediamo questa. Il frammento si riferisce alla formazione della coscienza di sé all'interno dell'essere natura, o almeno per gli esseri bisessuati. Entrambe le coscienze di diverso sesso fanno fluire verso un unico intento il loro legame con la triade. Ognuno di loro sono necessità, intento e volontà. La triade ha sovrapposto la propria soggettività all'oggettività di necessità e intento che ne è all'origine.
Nello stesso tempo, ogni triade è portatrice della rappresentazione della prima triade che ha trasformato l'inconsapevole in consapevole, ma non è la prima triade, sono triadi determinatesi attraverso le trasformazioni dei singoli esseri che compongono l'essere natura. Quel fluire di legami dalla triade di triadi all'interno dell'essere natura pone le basi per la nascita di una nuova triade, una nuova coscienza di sé. Ed è in quella nuova triade che gli intuibili ancora una volta sono sottoposti a misura. Quella triade che scaturisce dall'unione di due triadi a sua volta si espanderà nell'intuibile che la circonda. Essa userà il proprio intuire misurando l'intuibile del circostante e imparando a nuotare in quell'intuibile. Il frammento indica un modo all'interno dell'essere natura attraverso il quale viene a costruirsi una coscienza di sé, trasformando l'energia vitale inconscia ad una concentrazione di energia vitale consapevole di se stessa. Il frammento è importante in quanto definisce la formazione della coscienza di sé propria dell'essere umano e la formazione della sua coscienza di sé che si espande nell'essere natura. Questo è la cosa effettivamente importante. Ma importante non è soltanto perché il padre e la madre o i bisessuati all'interno dell'essere natura trasferiscono se stessi, ma trasferiscono se stessi sia come necessità e intento, ma anche come un frammento di volontà. Cioè, l'essere natura è l'unico essere che genera, cioè la galassia non genera se stessa, non genera un'altra galassia. Il sole non genera un altro sole, semplicemente un moto di espansione. Gli esseri di sola energia vitale non generano altri esseri di sola energia vitale, ma hanno solo moti di espansione. Solo gli esseri della natura generano altri esseri di energia vitale. Ma per generare altri esseri di energia vitale, quando mettono insieme spermatozoi e ovuli, nel mettere insieme spermatozoi e ovuli, mettono insieme necessità e intento che è già volontà, cioè necessità è già volontà, perché già il frammento è stato trasformato dal genitore, già il frammento dell'ovulo è già stato trasformato dalla madre, per cui il nuovo nato ha già necessità, intento e volontà, non lo costruisce ex novo. Per cui le determinazioni del nuovo nato sono le determinazioni della propria specie. Cioè, se la madre cervo e il padre cervo fanno un figlio cervo. Cioè, praticamente danno al figlio tutte le determinazioni che hanno costruito da quando il loro nonno è uscito dal brodo primordiale. Gli esseri umani danno al loro figlio tutte le determinazioni da quando sono usciti dal brodo primordiale. E la catena del DNA, ma con tutto il resto, anche con la struttura di energia vitale, è una catena di informazioni che però non sono informazioni del tipo l'albero è fatto di legno e quell'albero fa i frutti, ma sono informazioni che stanno alla base per costruire le informazioni, cioè sono i meccanismi di costruzione dell'informazione. Cioè automaticamente io con gli occhi do una descrizione del mondo, automaticamente io con le orecchie do una descrizione dei rumori, però nello stesso tempo io ho altre cose, nel senso che ho la percezione, la relazione fra la mia emozione, fra il mio sentire e il rumore che sento, ho delle sensazioni o delle emozioni, una struttura emozionale che si altera a seconda di ciò che vedo. Cioè il pulcino che si nasconde quando si accorge che c'è la poiana oppure che finge di essere morto è la reazione al meccanismo di base che la madre gallina ha passato al pulcino, né più né meno. Cioè questi non nascono ex novo, ma nascono con tutta la conoscenza della specie, che non è la conoscenza descrittiva della specie, ma è la relazione fra emozioni, fra tensioni interne e la capacità di percepire il mondo, cioè dare una struttura al mondo che ci circonda. E queste sono delle caratteristiche che sono importantissime, che vedremo poi magari in seguito gli effetti di questa struttura. Dopo qualcuno parlerà magari di rinascita, parlerà di altre cose. In realtà è vero che la specie ha accumulato una serie di conoscenze nel passato e per essere noi siamo già rinati più volte, però è altrettanto, non rinati, ma
come si può dire? Sì, no, è giusto. Cioè, muore il feto e nasce il bambino, muore il bambino e nasce l'essere umano adulto, cioè, in questi termini la rinascita, non in altri termini, mi raccomando. E vediamo il frammento numero 31. Da entrambi fluisce il legame della triade prima, che non è prima. Ah no, questo l'abbiamo già fatto. Scusate un attimo, tornando un pochetto di caldo. Frammento 32. Operante, elargisce il fuoco che dona vita e colma il grembo fecondo di Ecate. Sui vincoli riversa forza di fuoco vivificante potentissimo. Io non conosco la relazione esistente fra il frammento 31 e 32, ma il punto centrale del frammento 32 è Ecate. È la forza di questo essere come guardiano della nascita e delle trasformazioni della coscienza di sé. Ecate è il potere della nascita. Non è il potere della nascita dell'essere natura, quello è Giunone o Era. Ecate è il potere della nascita di quanto l'essere della natura partorisce all'atto della morte del corpo fisico. Era e Giunone sono legate agli esseri della natura. L'imperativo di Giunone Lucina di sciogliere tutti i nodi della partoriente e di chi assisteva al parto era funzionale a concentrare l'attenzione di chi assisteva al parto affinché la morte del feto si trasformasse in nascita di un essere della natura. Giunone Lucina operava affinché il parto andasse a buon fine, operava affinché un nuovo essere cominciasse ad articolare il proprio intuire per muoversi nell'intuibile della vita. Se l'opera di Giunone Lucina è visibile nelle azioni della partoriente e di chi l'assiste mentre partorisce, l'opera di Ecate è visibile soltanto al veggente nel momento del trasferimento della propria coscienza di sé dal corpo fisico al corpo luminoso. Il fuoco che dona la vita è sempre l'energia vitale, di cui una coscienza di sé si può alimentare mettendo in essere delle strategie attraverso le quali aumentare il proprio potere di determinazione nella sua oggettività. Il potere di determinazione è il potere di essere di quella coscienza di sé che mentre viene alimentato costringe l'energia vitale inconscia a partecipare alla costruzione di quella coscienza di sé. Chi opera è dunque il potere di essere della singola coscienza di sé, che ricolma il grembo di Ecate partorendo il corpo luminoso all'atto della morte del corpo fisico. I vincoli sono quelli della morte del corpo fisico a cui l'essere della natura è sempre legato e sempre sottomesso. La morte del corpo fisico giunge sempre ed è inevitabile. Ecate, al momento della morte del corpo fisico, versa la sua forza per alimentare la trasformazione dell'essere della natura, sempre. Ricordate nel Sentiero d'Oro, questa funzione l'avevo legata a Proserpina. Sta all'essere della natura aver accumulato sufficiente potere di essere per poter afferrare la mano che il potere di essere di Ecate gli allunga. Gli esseri umani, sottoposti a sottomissione del macellaio di Sodoma e Gomorra, non hanno potere sufficiente per afferrare quanto Ecate tende. Così la presa sfugge e quanto è rimasto del loro potere personale, che non si sia mangiato il macellaio di Sodoma e Gomorra, viene dissolto col loro corpo fisico. Ecate ha abortito. C'è un passo che viene usato anche nei Vangeli ufficiali in maniera distorta, in maniera bieca, però è un passo fondamentale, per esempio in Tommaso di Didimo Giuda, quello che ho chiamato l'ultimo stregone pagano, che dice a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto. E il senso reale di questo passo, che è un passo misteriosofico, cioè appartiene ai misteri di Adone, e sta a significare questo esattamente: se tu hai potere di essere, il mondo che ti circonda alimenta il tuo potere di essere affinché l'accumulo del tuo potere di essere sia favorito. Ma se tu non hai niente, potresti
puoi vivere soltanto saccheggiando gli altri esseri, puoi vivere soltanto attraverso il potere di avere, puoi vivere soltanto mettendo in ginocchio altri esseri. E allora a quel punto l'atto della morte del corpo fisico non hai sufficiente potere di essere per essere alimentata dal mondo che ti circonda. Questo è il senso di quel passo, no? Ed è Ecate che fa questa operazione, o Proserpina, o troveremo, se vuole, anche nell'Egitto lo stesso personaggio. Non sono importanti i nomi. I nomi li faremo un giorno, faremo una lista di nomi che non finisce più, però i nomi senza il significato, senza la definizione, senza la descrizione emozionale non hanno nessun senso, ricordatelo questo. Ecate non costruisce l'eternità delle coscienze di sé, le partorisce soltanto se le coscienze di sé si sono costruite sommando la necessità della propria nascita, la volontà della propria espansione nell'intuibile che le circonda. Ecate alimenta il potere di essere la coscienza di sé all'atto della morte del corpo fisico, ma nello stesso tempo ella può alimentare soltanto quanto ha forza e potere per esistere, non può resuscitare i morti. Sul potere di essere al momento del passaggio dal corpo fisico al corpo luminoso, Ecate versa forza di fuoco vivificante potentissimo. Lo versa sulle determinazioni dell'esistenza, non sul nulla o sulla disperazione di chi ha distrutto se stesso. E qui chiudiamo gli oracoli caldaici. Per quanto riguarda il passaggio che vi ho appena letto, no? Ecate alimenta il potere di essere la coscienza di sé all'atto della morte del corpo fisico, ma nello stesso tempo ella può alimentare soltanto quanto ha forza e potere per esistere. Io ho visto, per esempio, fisicamente all'interno degli esseri della natura questa situazione. Ho visto un documentario che parlava dei canguri. Bene, il piccolo di canguro, quando appena nato, quando è piccolissimo, quando è un verme ancora infimo, deve salire dalla borsa della madre cangura fino ad attaccarsi al capezzolo e deve effettivamente attraversare una selva di peli. Per cui o ha la forza per attraversare quella selva di peli e arrivare al capezzolo, e allora può vivere, può crescere. Se non ha la forza per fare questo, muore. E questo possiamo metterlo proprio con Ecate, solo che in questo caso è Era, è Giunone Lucina, non è Ecate che fa questa operazione, perché Ecate è solo la trasformazione dal corpo fisico al corpo luminoso, mentre invece Era è la trasformazione dell'essere all'interno della natura, la nascita dell'individuo. Bene, prossima trasmissione parleremo dei frammenti 33 e avanti così. I frammenti sono quasi 200, eh? Oggi per esempio ne ho fatto, vediamo quanti ne ho fatti oggi, 1, 2, 3, 4, 5, per cui insomma andremo avanti un annetto circa per farli tutti quanti. Pare il fatto che sono 200, io finora ne ho stampati un 55-56, credo di essere arrivati a 70 in computer, per cui ci vuole parecchio lavoro prima che finiremo tutta l'analisi dei frammenti. Perché è importante l'analisi di questi frammenti? Perché su questi frammenti il cristianesimo ha costruito l'inganno, del suo Dio buono. Perché dite il Dio dei cristiani è un Dio buono? Non perché nel cristianesimo, nella Bibbia, il Dio sia buono, è solo il macellaio di Sodoma e Gomorra, è un assassino, è uno che stermina popoli e individui che non vogliono mettersi in ginocchio. Veramente è una cosa aberrante. Ma i neoplatonici, per opporsi all'avanzare di questo orrore, costruirono tutta una struttura filosofica, partendo sia dagli oracoli caldaici che attraverso altre manipolazioni, dove effettivamente Dio era buono, cioè c'era questo essere assoluto, questo padre assoluto all'inizio dell'universo che era buono. La distruzione che loro hanno operato è il fatto di considerare all'inizio dell'universo un essere assoluto. Questa fu la vera distruzione. E i loro concetti che svilupparono filosoficamente vennero rubati dagli scolastici attraverso i furti sacri, i furti doverosi. È giusto saccheggiare il nemico. Hanno rubato i templi, hanno rubato le statue, hanno saccheggiato qualunque cosa potessero saccheggiare.
hanno saccheggiato la filosofia, hanno saccheggiato anche il pensiero. Per cui è importantissimo che noi andiamo a fare un'analisi dal punto di vista della stregoneria di quelli che sono i frammenti caldaici, perché questo ci consente di strappare quel dente velenoso ai filosofi con cui hanno coperto l'orrore e la distruzione del macellaio di Sodoma e Gomorra e quel povero pazzo di Nazareth, che se qualcuno a un processo facesse le stesse affermazioni, come minimo lo ricoverrebbero in manicomio, come minimo, proprio là, come minimo lo ricoverrebbero in manicomio. Bon, detto questo, e ognuno può credere a qualsiasi matto che incontra per strada, salvo non si può permettere di distruggere il sistema sociale, ognuno ha il diritto alla fede, non alla distruzione della vita, passiamo invece a un po' di rassegna stampa. Perché passiamo a un po' di rassegna stampa? Beh, non c'è molto perché, semplicemente per andare a definire delle cose diverse, dei discorsi diversi. Vi ricordo ancora, intanto Luciano sei in ascolto, io la lettera che mi hai scritto, ti scrivo una lettera per risponderti, ci metterò parecchio, però te la scrivo, però mi devi dare l'indirizzo dove mandartela. O se vuoi passare a casa mia a prenderla, sono fatti tuoi, insomma, cioè il problema che hai tu, non io. Cioè io la tua lettera posso leggere attentamente e punto per punto trasmetterti i concetti, i pensieri nostri, cioè tutte le tue obiezioni che sono lunghissime, sono moltissime, e darti i miei concetti. Dopodiché ricordo che alle ore 19 leggerò alcune considerazioni del paganesimo politeista sul metodo. Quale discriminante morale per affrontare i problemi sociali? Dovrei farcela tranquillamente anche a prendere qualche telefonata dopo, no? E questo alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Perfetto. Boh, vediamoci un attimino le cose. Perché mi interessa oggi moltissimo la rassegna stampa? Perché ho trovato sul Gazzettino del 17 maggio 1999 una lunga disquisizione del signor Luigi Migliorini. Ora, questa lunga disquisizione parla di due sentenze molto importanti, una sentenza della Corte Costituzionale e un'altra sentenza è della Corte di Cassazione. La sentenza della Corte Costituzionale è del 27 aprile 1993 ed è la numero 195. La sentenza della Cassazione è del 8 ottobre 1997 ed è la numero 9476. Perché è importante questo? Perché queste due sentenze definiscono o tendono a definire, o comunque danno dei semi importantissimi per definire la relazione religiosa che esiste fra gli individui, fra ciò che è religione e il sistema sociale, ma effettivamente più che il sistema sociale, il comando sociale, cioè lo Stato, e come lo Stato deve comportarsi, come lo Stato deve considerare le varie organizzazioni religiose, le varie religioni. La sentenza della Corte Costituzionale verte su una disputa che c'è stata perché delle persone, non so chi fossero e non è importante, chiedevano un finanziamento per costruire la loro chiesa, il loro tempio, quello che è il loro luogo di culto, pur non essendo religione riconosciuta dalla Chiesa, ufficialmente dallo Stato. Allora, si poneva divieti affinché sovvenzionare, al fine di sovvenzionare la costruzione di questi luoghi di culto, affermando che non essendo riconosciuti dallo Stato, non avevano il diritto di essere sovvenzionati per avere il luogo di culto. La Corte Costituzionale ha definito costituzionalmente illegittima la limitazione di tali contribuzioni alla Chiesa Cattolica. La limitazione, cioè dare i soldi solo alla Chiesa Cattolica, ed alle confessioni diverse della Cattolica i cui rapporti con lo Stato siano regolati sulla base di intese. Cioè, ha dichiarato questo illegittimo. In proposito, afferma testualmente il giudice delle leggi,
possono sussistere confessioni religiose che non vogliono ricercare un'intesa con lo Stato o, pur volendola, non l'abbiano ottenuta, ed anche confessioni religiose strutturate come semplici comunità di fedeli che non abbiano organizzazioni regolate da speciali statuti. Tutte, anche quindi per queste ultime, vale il principio dell'uguale libertà davanti alla legge. Dunque, tutte le confessioni religiose, riconosciute o non riconosciute, hanno gli stessi diritti di chiedere sovvenzioni per costruire il tempio, il luogo di culto, il luogo religioso. È chiaro questo? Questa sentenza della Corte Costituzionale del 27 aprile 1993. Dopodiché lo Stato può sicuramente stabilire delle regole, ma le regole valgono per tutti, valgono sia per le sette sataniche, sia per la religione cattolica. Le regole valgono per tutti, tutte le formazioni religiose. E questa sentenza della Corte Costituzionale. Ma oltre alla sentenza della Corte Costituzionale, abbiamo una sentenza della Corte di Cassazione dell'8 ottobre 1997. Questa Corte di Cassazione entra nel merito per definire un'organizzazione religiosa, cioè quando è che quella si chiama religione? E qua è intervenuta la Corte di Cassazione. Perché questo? Perché definire che cos'è una religione, quali sono i caratteri determinati di una religione, è un grosso problema. Proviamo a leggere cosa dice la sentenza della Corte di Cassazione riportata dal Gazzettino del 17 maggio 1999. La Cassazione ha innanzitutto ritenuta errata l'affermazione della Corte d'Appello di Milano secondo cui religione, nel suo significato corrente, secondo l'esperienza storica attuale, è un complesso di dottrine incentrate sul presupposto dell'esistenza di un essere supremo che è in rapporto con gli uomini e dal quale questi debbono obbedienza ed ossequio. Cioè, praticamente la Procura Generale di Milano affermava che si dice religione soltanto quando c'è un essere supremo che è in rapporto con gli uomini e dal quale gli uomini debbono obbedienza ed ossequio. La Cassazione ha detto questo è sbagliato. Secondo la Cassazione, attenzione, l'elaborazione di una definizione di religione non può essere fondata senza violare le norme di diritto costituzionale, esclusivamente sulle confessioni religiose ebraiche, cristiane e musulmane, che finirebbero per escludere le religioni politeiste, quelle sciamaniche o animiste e quelle che, come il taoismo o il buddismo, nelle sue varie articolazioni, non promettono al credente la vita eterna col corredo di percorsi di salvezza privilegiati dal rapporto o addirittura dalla particolare grazia di un Dio unico. Ma c'è di più. Oltre a questo, non si può dare una definizione di religione, in quanto definire che cos'è una religione oggettivamente significa violare la Costituzione. Cioè io dico che cos'è la mia religione. Il cristiano dice che cos'è la sua religione. Tizio dice che cos'è la sua religione, poi io contrasto la religione del cristiano in base ai principi che lui accredita alla sua religione. Se lui dice la Bibbia è il mio libro sacro, io mi apro la Bibbia e contesto il cristiano. Però io non posso dire per essere una religione bisogna avere un Dio, perché affermando questo violo il principio costituzionale di cui ogni religione ha il suo diritto. Per cui io posso dire che cos'è una religione, la mia religione,
tizio può dire che cos'è la sua religione, sono tutte comprensibili religioni, ma non si può definire con un criterio che cos'è la religione, perché si violerebbe il diritto costituzionale, ognuno ha la propria idea, ognuno ha la propria religione. È chiaro questo? Nessuno può venire a dire a me cosa io devo pensare, perché se uno mi dice a me cosa io devo pensare, non ho più il diritto al pensiero. Mi sembra ovvio questo. Probabilmente non era ovvio alla Procura Generale di Milano questo. E naturalmente la Cassazione fa degli esempi, no? Fa degli esempi come gli sciamani, come i politeisti appunto, e come gli animisti, o come i taoisti. Tralascio i buddisti, ho troppo disprezzo per alcune cose per lasciare. La sentenza poi afferma sostanziale impossibilità di dare una definizione precisa di religione, rilevando piuttosto singolarmente un unico carattere comune a tutte. Attenzione, e qua è, cioè, non ha capito niente, cioè Migliorini ha letto questa sentenza e non ha capito perché la Corte Costituzionale rileva un carattere comune a tutte le religioni. Lui dice, è strano, che strano che sia, mi rileva sta roba, ma perché proprio sta roba? Dopo ve lo spiego io. Infatti dice la Cassazione, no? Qualsiasi religione, compresa la cristiana, conosce ed attua ai propri massimi livelli tecniche ascetiche e di purificazione che, se non hanno la pretesa di definirsi scientifiche, hanno tuttavia una loro oggettività, quasi sempre dolorosa, anche sul piano fisico, quali la flagellazione, la clausura, la solitudine, la mortificazione della carne, l'astensione dal cibo in genere. Dice, non esce, dice l'estensore di questo articolo, non esce quindi complessivamente un quadro molto preciso e brillante, in quanto sembrerebbe che per avere diritto a una sostanziale equiparazione giuridica alla religione cattolica basti che un certo numero di persone siano un po' masochiste e con una certa fantasia. No, non è questo il punto. Il punto è un altro. Il punto dice che non si può dire che c'è un essere assoluto davanti al quale le persone devono seguire le leggi, ma che esistono dei caratteri, dei comportamenti e dei modi di essere che portano la persona a delle pratiche religiose nella vita. Può essere la meditazione, può essere alterare la percezione, può essere la preghiera, può essere l'ascetismo, può essere il digiunare, può essere, dice, esistono tante pratiche. E la sentenza della Cassazione dice anche la religione cristiana ha queste pratiche, non ha solo la sottomissione al Dio. Per cui lei individua nella pratica religiosa, nel modo di essere, nel modo di rapportarsi col mondo, il fatto che una cosa è una religione. Questo individua la Corte di Cassazione. Dice, se questi individui, se un certo numero di individui hanno delle pratiche con cui relazionarsi col mondo e queste pratiche hanno una loro sistematicità, hanno un loro nesso logico, hanno una loro finalità, questa è una religione. Chiaramente la Cassazione deve rilevare comunque dei caratteri comuni, però non può rilevare come caratteri comuni l'esistenza di un Dio davanti al quale le persone si sottomettono. Sarebbe come condannare la Costituzione della Repubblica Italiana in quanto lei pensa tutti i cittadini uguali davanti alla legge e non si sottomettono alla Costituzione. Cioè non ha nessun senso le affermazioni della Procura Generale di Milano, ha senso invece la sentenza della Corte di Cassazione. E la sentenza della Corte di Cassazione, praticamente cosa succede alla fine? Succede che se 10, 20, 30, x numero di persone si mettono assieme, hanno una filosofia in comune, hanno delle pratiche comuni, hanno un intento comune, bene, questa è una religione. Dopo sta a loro dire, io mi definisco religione, mi definisco un modo di vivere, mi definisco una filosofia, mi definisco un'altra cosa. Per esempio in America, se un certo modo di essere, un certo modo di pensiero è considerato religione, non viene insegnato all'interno delle scuole pubbliche. Perché? Perché la religione è un fatto tuo. Se invece sei una filosofia, cioè se un modo di pensiero o un modo di vivere, allora può essere insegnato all'interno delle scuole pubbliche. Per cui esistono dei vantaggi e degli svantaggi. Esistono delle organizzazioni
credo sia stata meditazione trascendentale, che in America ha tentato di non farsi riconoscere come religione, ma come un modo di ginnastica mentale, e non c'è riuscita. E invece è stata riconosciuta come religione ed è stata espulsa, diciamo così, cioè l'insegnamento è stato allontanato dalle scuole pubbliche. Mentre invece in altri posti delle religioni non sono riuscite a farsi accettare come religioni, sono state invece considerate delle strutture filosofiche. Però ci sono i suoi vantaggi e i suoi non vantaggi. Comunque la sentenza della Corte di Cassazione è corretta, è costituzionalmente corretta. Come è corretta la sentenza della Corte Costituzionale? Anche la sentenza della Corte Costituzionale è corretta. Dopo possono essere introdotti dei correttivi costituzionalmente accettabili, però le sentenze sono due sentenze corrette e vanno in un senso preciso, cioè vanno nel senso di ripristinare la libertà religiosa delle persone. Vabbè, se qualcuno vuole telefonare può telefonare, 700 700 e 700 838. Allora, detto questo, che mi interessa, sapete benissimo che mi interessa molto relativamente rispondere al telefono, però se qualcuno vuole farsi qualche chiacchierata, insomma io sono qua. Allora, io ho qui una serie di articoli, no? Allora, innanzitutto c'è questo crollo della religione, questo crollo della credenza in Dio, del cristianesimo.